E ricomincia il secondo tempo di Roma Olympique Marsiglia, nona giornata del campionato del trofeo Jack, con il primo tempo che si è concluso sul risultato di 2-2 e le ostilità già sono iniziate per questa seconda frazione di gioco. Abbiamo appena visto un interessante tiro di Francesco Simonelli che voleva inquadrare la porta. Ora il numero 8 va a battagliare con Onofrio Prisco. Dovrebbe esserci rimessa con le mani, non è fallo infatti. Prisco indietro verso Moggio. Attenzione qui a questo retropassaggio che poteva ingannare Galotafiore. Palla subito battuta, però non riesce ad arrivarci sopra nessuno. Ancora calcio d'angolo. Palla giocata all'indietro verso Giampaolo Cassese. E ancora calcio d'angolo. Si era chiamata la distanza per gli uomini della Roma. Nel frattempo Antonio Litto non trova l'impatto col pallone. Ci riprova il numero 4 con la palla che termina di pochissimo fuori. C'è stata anche una deviazione. Ancora calcio d'angolo per la Roma, che è partita fortissimo in questo secondo tempo. Palla verso Francesco Simonelli, ma non ci arriva il numero 8. Poi dall'altra parte un tiro di Parente che si spegne al lato. Riparte ancora una volta la Roma, ottimo il gioco di palla di Buglione, che però poi è costretto ad alzare la sfera. Rimessa con le mani per l'Olympique, rimessa laterale per l'Olympique. Palla subito riconquistata dalla Roma. Buglione perde il tempo per servire uno dei suoi compagni. Palla che finisce fuori. Ancora rimessa per gli uomini di mister Giorgio Lisio. Nello Cassese. Attenzione all'1-2 tra Litto e Simonelli, che non si realizza. Riparte ancora una volta Moggio. E poi si supera ancora una volta Tortora sul tiro di Prisco. Palla poi sventagliata in avanti. Buglione perde il tempo, con questa palla Parente può andare via 3 contro 2. Il tiro è ancora ottima, la risposta di Tortora che va a chiudere lo specchio della porta e non consente una normale conclusione al numero 9 dell'Olympique. Qui ci riprova Perna, che arriva fino in fondo, si è fatto forse male, è andato a sbattere contro le imbottiture del centro sportivo Maracanà. Ricomincia comunque la Roma da Buglione. Palla giocata lunga, Cassese non arriva sulla sfera. Si ricomincia ancora una volta con un lancio lungo che la Roma subito intercetta. Simonelli all'indietro verso Buglione. Nello Cassese, anzi scusate, Antonio Litto verso Simonelli, il tiro, il palo del numero 8 della Roma, sfortunato qui nella circostanza. Ancora palla in avanti per l'Olympique, mette a terra Nello Cassese, in ritardo Litto però. Deviazione, rimessa subito battuta dal numero 4, ancora Nello Cassese, si ferma, la gioca indietro verso Fabio Buglione. Ancora il numero 2 della Roma, che però perde malamente palla. Possono ripartire Prisco e Parente con il numero 9, che però non trova il suo compagno. Si ricomincerà dai piedi di Tortora. Ancora una palla mal gestita dalla Roma, chiude tutto Buglione, anzi no, Nello Cassese, monumentale lì dietro. E ora è Buglione che tenta di liberare il destro. Scende velocemente a terra Galotafiore per salvare il risultato. Passano qui i 4 secondi per liberarsi del pallone, ingenuo nella circostanza
Umberto Calatafiore, punizione a 2 al limite dell'area. E subito tenta la battuta Buglione, e qui Buglione si rende protagonista di un episodio che ha fatto discutere tantissimo la settimana scorsa proprio tra la squadra capitolina, un episodio che è stato ampiamente criticato dagli addetti ai lavori tra Roma e Valencia. Brutto gesto del capitano Adinolfi, che ha battuto una punizione velocemente come ha fatto ora Buglione, con però due uomini a terra della squadra di Giampaolo Cassese, andando poi a decretare una rete importantissima nel computo totale della partita. I giocatori della Roma infatti l'hanno ribattezzata sporcata di Adinolfi, contestatissima. Capitano del Valencia che poi ha dichiarato anzi la propria innocenza, dicendo il trofeo Jack è una competizione di agonismo, la furbizia molte volte ha la meglio, e con i suoi gesti l'ha dimostrato. Non ce lo saremmo mai aspettati comunque dal capitano del Valencia, che si è sempre distinto per correttezze di impegno, però ci è stato detto che comunque non è la prima volta che usa espedienti simili. Vedremo se poi durante il campionato ci saranno altri episodi di dubbia ragione come questi del capitano del Valencia. Ritorniamo comunque dopo questa disquisizione alla cronaca diretta. Nel frattempo qui è finito a terra Parente, forse un qualche colpo duro. Ed è entrato in campo il nostro commentatore ufficiale di questo trofeo Jack, Gian Domenico Piccolo. Infatti lo ricordiamo, non l'abbiamo ricordato fino ad ora. Gian Domenico Piccolo e Giorgio Lisse sono due componenti importanti della Roma. Ecco perché io oggi sono al commento, li sostituisco. Finora si sono distinti per professionalità nel loro impegno giornalistico, Giorgio Lisse e Gian Domenico Piccolo, che ricordiamo. Nel frattempo è proprio Piccolo che cerca una penetrazione centrale. Nel frattempo, attenzione, si libera al tiro Perna, ottima la sua corsa, però pallone che gli rimbalza in modo strano davanti al piede destro e non gli consente di aver ragione di una conclusione in porta. Ci riprova, attenzione, va sul fondo il giocatore francese, esce ora invece palla al piede Buglione. Attenzione, 3 contro 1, Litto si fa chiudere. Attenzione ancora a Litto che cercava Simonelli. Allora la formazione francese trova la ottima risposta di Tortora. Poi ancora una volta Moggio si chiude in un angolo, l'Olympique riesce ad andare via. Simonelli che fa tutto quanto lui, fa tutto quanto da solo. Deve uscire Calatafiore per non correre ulteriori rischi. Ha perso qui palla invece Perna. Litto cercava di servire nuovamente Simonelli, che poi riceve nuovamente palla. Ancora nulla di fatto però. Ha forse subito qualche colpo il numero 8 della Roma, che rimane a terra, si contorce dal dolore. Nulla di grave però, sembra rialzarsi senza particolari patemi, però va a reggersi alla rete di delimitazione del campo. Già in campo invece Capitan Cassese, che forse sostituirà proprio Simonelli nella circostanza. Si va a sincerare Mister Lisio nelle condizioni del suo numero 8 quando è stato chiamato un time out. E vediamo alcuni giocatori della Roma. Discutono Fabio Buglione e Antonio Litto con il lungo degente Vincenzo De Feo.
È finito il tempo di riposo, l'extra time concesso dal direttore di gara. Si ricomincia con l'Olympique che organizzazioni d'attacco, va via Prisco sull'out di sinistra, attenzione al suo tiro esterno della rete. Tortora rimette in moto il pallone. Nello Cassese all'indietro verso, verso Fabio Buglione. Ecco invece Giampaolo Cassese, il suo stop non è perfetto nella circostanza. Commette fallo Gian Domenico Piccolo, professa la sua innocenza, allarga le braccia. L'arbitro indica il punto di battuta, chiamando la distanza. In barriera i due fratelli Cassese. Attenzione alla botta che non finisce distante dall'incrocio dei pali alla destra di Tortora. Buglione cercava la corsa di Cassese, poi è Giampaolo Cassese che per un momento aveva intercettato il pallone, poi la spara via Piccolo. Grattafiore, Moggio, Parente, ancora verso l'estremo difensore, difficile però da controllare questa sfera, rimessa per la Roma. Si gira bene Cassese tra due, subisce il ritorno di Parente, ancora Perna, mantiene la palla, Buglione lo ricaccia all'indietro, primo portatore del pressing nella circostanza, attenzione, c'è Nello Cassese, libero, mette la palla in mezzo e non ci crede Buglione che non va ad attaccare il secondo palo, un'azione che poteva portare in vantaggio la Roma, rimane alto poi Buglione. Rimessa laterale per la Roma. Nello Cassese va via tra due, cerca di liberare il tiro. Purtroppo il sinistro non è il suo piede preferito, lo si vede. Giampaolo Cassese cerca di servire il fratello Nello, non ci riesce. E parte così Parente, il tiro non sicuro nella circostanza Tortora che finora si è distinto per una serie di ottimi interventi. Non poteva moltissimo sui due gol, per il resto ha salvato in qualche occasione ottimamente la sua porta per non far affondare la Roma, tenere al galla il punteggio. Qui nel frattempo distrazione colossale di Nello Cassese che non si intende con Buglione. Si ricomincerà con una rimessa già battuta dall'Olympique che vince anche una serie di rimpalli. Fabio Buglione nel frattempo esce, palla al piede dalla difesa, che sassata di Fabio Buglione, che parata di Galottafiore, ha tolto la palla dall'incrocio dei pali. Ancora una palla che arriva in mezzo all'area, Cassese si gira ottimamente e la palla finisce sotto le gambe di Galottafiore, viene ad esultare sotto la nostra postazione il capitano della Roma Giampaolo Cassese, porta in vantaggio i suoi. E va a esultare anche con Mister Lisio, l'abbraccio con Vincenzo De Feo e Francesco Simonelli. 3-2 per la Roma, che concretizza così una serie di proiezioni offensive importanti, portandosi in vantaggio. E l'Olympique è per la prima volta nel match costretto ad inseguire. Ancora la Roma che non è sazia, attenzione Nello Cassese, il tiro è 1-2, è terrificante della Roma che si porta sul 4-2, importantissimo questo break dei fratelli Cassese con Gian Domenico Piccolo che si va a congratulare con il suo numero 10 e Mister Lisio con la sua sigaretta, in modo zemaniano esulta con il suo fantasista, 4-2 per l'Olympique Marsiglia. Scusate, per la Roma, con l'Olympique Marsiglia che va alla battuta e deve purtroppo rimontare di due gol. Evidentemente la stanchezza si fa sentire dalle parti
della squadra francese, nessuna sostituzione, la Roma l'ha studiata bene, l'ha messa sull'impatto fisico del match, anche perché i contenuti sportivi non sono di altissimo profilo in questa serata fredda di novembre. Il clima è davvero proibitivo stasera al Maracanà. Evidentemente i giocatori sono fermi molto sulle gambe per questo freddo che li blocca. Attenzione anche agli infortuni. Infatti nella fase di riscaldamento l'Olympique Marseille ha dovuto sacrificare uno dei suoi. Attenzione a questa palla che poi non è stata ben impattata da Litto. Riparte l'Olympique. Perna ancora ottimamente la difesa con Buglione, leader indiscusso, che esce nuovamente palla al piede e qui la palla schizza via, l'umidità rende il pallone viscido e Giampaolo Cassese addirittura stava rischiando di cadere a terra. Rimessa dell'Olympique già battuta. Parente verso Moggio, ancora il numero 4, allarga verso Prisco. Attenzione al schema, la palla che arriva al limite dell'area. Brivido per la Roma, ancora però l'Olympique in fase d'attacco. Anzi no, è stato chiamato un cambio di battuta evidentemente. Ancora una rimessa per la Roma. Ancora la Roma in possesso di palla. Cassese si gira bene, cerca assistenza in Fabio Buglione, vede partire uno dei suoi sulla fascia, poi Piccolo non fa girare Prisco, riesce comunque a liberare il sinistro, ci mette una pezza nuovamente Fabio Buglione, che non consente all'Olympique di pareggiare il match. Battuta veloce qui per i francesi, ancora una verticalizzazione a cercare Prisco, riesce a girarsi, palleggia con la sfera, libera nuovamente il mancino, ottima la parata di Tortora che non fa in tempo a rialzarsi, che perna, lo fulmina dalla sinistra dell'area, 3-3 tra Roma e Olympique Marsiglia che riacciuffa il pareggio. Tutto da rifare per la formazione capitolina che aveva accarezzato il sogno. Attenzione qui a questo errato di disimpegno nel frattempo, scusate l'interruzione, il tiro che finisce di pochissimo al lato, ottima l'intuizione di Parente con Tortora fermo, impotente su questa conclusione. Poi Nello Cassese la gioca verso Fabio Buglione, Antonio Litto. Ancora una volta Nello Cassese, ferma tutto perna. Alla battuta il numero 2. Palla ancora una volta giocata sul secondo palo. La sfera poi finisce alta. Rimessa subito battuta. Prisco. Attenzione a Moggio. All'indietro verso Parente, ancora una palla giocata in verticale, può ripartire la Roma, attenzione Cassese verso suo fratello Giampaolo, sbaglia lo stop però il numero 11 e prodigioso il recupero del numero 10 che poi spazza via per non rischiare più nulla in fase difensiva. Attenzione a Onofrio Prisco qui che ha cercato di conquistare la palla,
con un duello di testa con Buchi. Attenzione qui, scaramucce tra i due, attenzione, non appartengono al trofeo Jack questi gesti di violenza. Si vanno a chiarire i giocatori in campo con Prisco furioso, Giampaolo Cassese il capitano cerca di sedare gli animi. Ancora scaramucce in campo con l'intervento addirittura degli organizzatori. Ammonizione per i due, sacrosanta per Buglione e Prisco. Si ricomincerà con una palla contesa. Momenti di tensione in campo, la gara è combattuta, lo si capisce anche da queste cose. Un normale scontro di gioco, due che vanno a contendere il pallone per via aerea, è comprensibile che ci sia qualche contatto un po' più ruvido. Tutto ok però, situazione ripristinata alla normalità e va sul pallone Gallo Tafiore, che aveva forse un piede in campo, e così perché cambia la battuta con la Roma che la gioca corta. Attenzione a questa palla messa in mezzo verso Cassese, non ci crede il numero 10. Nel frattempo qui un numero incredibile di Gallo Tafiore che fa rimbalzare la palla su Cassese e poi la blocca con le mani. Nel frattempo è proprio Cassese che riparte, il tiro di Cassese non ci riesce, poi arriva in seconda battuta, Litto non riesce ad impattare la sfera. Si ricomincerà con una rimessa laterale. Per l'Olympic, che mette subito in modo il pallone, attenzione al break di Cassese che la cerca di girare. Ancora l'Olympique che gioca per vie laterali, Buglione si disimpegna con un sombrero, la giostra verso Cassese che la mette in avanti verso Nello Cassese, ancora Fabio Buglione, ancora verso Nello Cassese che la insacca di prepotenza nell'angolino alla destra di Gallo Tafiore per mandare di nuovo i suoi in vantaggio, 4-3 per la Roma. Ottima l'azione sull'asse Buglione Cassese, 4-3 per la Roma che vuole fortemente questa vittoria per migliorare la propria posizione di classifica, con un Nello Cassese finora MVP sugli scudi, il numero 10 della Roma, sta facendo la differenza lì in avanti, due marcature fino ad ora per lui. Punizione per l'Olympique Marsiglia da posizione interessante, attenzione a Tortora che esce bene, si mette al fianco dei suoi giocatori in barriera. Attenzione, la Roma può ripartire, ancora una situazione di 2 contro 2, Buglione gestisce la palla, se la sposta sulla sinistra, poi conclude col destro, una deviazione, sarà calcio l'angolo. Battuta il calcio d'angolo senza alcun pericolo per l'Olympique Marsiglia, che comunque è costretto a regalare una touche agli avversari. Cassese all'indietro verso suo fratello Giampaolo, sbaglia il passaggio però recupera ottimamente palla, ci crede il numero 11, sfera troppo lunga per tutti, lascia scorrere Gallo Tafiore. Ancora una verticalizzazione verso gli avanti dell'Olympic, il tiro di
Parente poi si spegne ancora una volta sull'esterno della rete. Ancora una palla riconquistata, un tiro senza pretese da parte della formazione francese. È ancora una verticalizzazione, ancora un passaggio sbagliato, però rinviene Nello Castese sulla sfera. Forse subisce fallo, anzi no. Battono gli uomini in maglia blu. Attenzione al tiro! Si vede che non era il piede preferito di Prisco il destro, che spreca così una buona opportunità. Litto recupera il pallone, cerca di far correre Nello Cassese, ci prova poi Giampaolo Cassese, la palla forse qui era al limite. Ancora l'Olympique che cerca di riagguantare di nuovo il risultato. Parente si ferma. Allarga ancora il numero 4, Prisco nel frattempo rimane indietro. E la gara finisce qui. La Roma acciuffa un'importante vittoria che le consente di salire in graduatoria. Nel frattempo stremato Antonio Litto sulle gambe. Tortora si complimenta con lui. È un'importante vittoria per la squadra di Giampaolo Cassese, che consente così di scalare posizioni a centro classifica e piazzarsi via da una posizione importante per la lotta ai play-out, per le posizioni che contano. Così la Roma si rilancia perlomeno per cercare una qualificazione in Champions League. Noi lo ricordiamo, nel frattempo il trofeo Jack si ferma per la nona giornata. Alla nona giornata di campionato ci sarà la Jack Cup, mentre l'Olympique Marseille sprofonda sempre più nel baratro. Oggi 5 uomini contati hanno visto che la differenza viene fatta soprattutto per quanto riguarda i valori agonistici. Noi però non ci fermiamo qui, andiamo negli spogliatoi a sentire le parole degli intervistati, dei protagonisti, con a nostro parere Nello Cassese uno dei migliori in campo, che certamente vincerà questa giornata la palma di MVP. Siamo qui nel post partita di Olympique Marsiglia Roma, finita 5-3 a favore dei giallorossi. Siamo qui con il migliore in campo, Nello Cassese, 3 reti per lui, una grandissima prestazione che ha portato la squadra alla vittoria. Come è stata la gara, Nello? Abbiamo cominciato male, qui siamo andati in svantaggio, però abbiamo subito recuperato, la partita è stata tesa fino a qualche 10 minuti, in quarto d'ora dalla fine, ma poi abbiamo rimontato e abbiamo surclassato, finendo 5-3. Il mister è arrivato con qualche secondo di ritardo, però vi ha messo bene in campo, è stato lui l'arma in più stasera? Sì, ma lui è sempre la mia in più, è una tattica che fa questo in ritardo per farci salire la tensione e poi la scarichiamo subito in partita. Poi una parola anche su tuo fratello, capitano, patron di questa Roma, è lui l'anima di questo gruppo, vi sta portando sempre più in alto, crede in lui e crede nella sua squadra? In campo non credo quasi mai in lui, però fuori a mente fredda credo sempre in lui, anche per i sacrifici che ha fatto e per la determinazione che ci mette in questa squadra. Siamo qui con Giorgio Lisio, mister della Roma, ancora una volta vincente dopo qualche partita iniziale di questo campionato. Finalmente sei riuscito a trovare il giusto assetto tattico, questa squadra sembra non fallire più un colpo. Sì, in fondo i ragazzi sono tutti forti, quindi non posso lamentarmi del collettivo. Sono contento, abbiamo conquistato 3 punti importanti contro una squadra che attualmente è ultima, però abbiamo visto in campo che ci sa fare, quindi maggiore contentezza, maggiore soddisfazione del gruppo, e quindi sono contento anche perché Anillo ha fatto 3 gol, quindi migliore in campo tra l'altro, quindi sono molto contento. È la prima volta che sei dall'altra parte, sei tu non più a fare l'intervista ma a subirla.
quale ruolo preferisci, se ce lo vuoi dire? Questa è una bella domanda. Guarda, lavorare con Isidoro è un piacere che non sto qui a dirti, però guarda, allenare... Non lo dici perché sono dietro la telecamera? No, 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 ma lui è il prezzolato della situazione, io sono una persona... lui già sa. E niente, stare in panchina è bello, ti dà tante emozioni, ti fa sfogare un sacco, tutta l'adrenalina la sfoghi e per fortuna questa adrenalina che avevamo in campo l'abbiamo convertita in 3 punti. Un voto al suo capitano? Il capitano oggi è stato fondamentale perché ha fatto il gol, credo, più importante, quello là che ha dato un po' la svolta alla partita, quindi il mio capitano, il mio presidente si merita un bell'otto. Siamo proprio con il capitano della Roma, menzionato prima dal mister Giorgio Lisio, dice che hai fatto una buona prestazione. Come hai visto tu la squadra e la tua prova? Della mia prova in genere non parlo mai, della squadra penso che non è stata una delle migliori prove. Siamo partiti male, abbiamo concesso troppo agli avversari che erano decimati, oggi erano contati in campo. Nonostante questo, diciamo, ci hanno dato filo da torcere. Noi però il primo tempo abbiamo giocato male, poi nella ripresa siamo usciti fuori. Hai voluto fortemente questo gruppo, all'inizio non ti ha dato i risultati sperati, hai dovuto cambiare qualche pedina, adesso si vede la Roma che volevi? Sì, si inizia a vedere la Roma che volevo dall'inizio. Alla prossima tornerà anche Manzi, uno dei nostri pupilli, tornerà anche De Feo che è perennemente infortunato. Mi aveva promesso più di 20 gol quest'anno, però non l'abbiamo ancora visto. Però devo dire... Premio partita per De Feo, 20 gol? Ma non ci arriverà mai. Io spero riesca a fare almeno 5-6 presenze, però è difficile. Però almeno si sta impegnando fuori dal campo, ha già... A detta sua ha chiuso per un nostro vecchio pupillo, però io non ci credo perché De Feo è poco attendibile. Come hai anticipato tu, hai già parlato di mercato, la Roma si muoverà molto, già si è mossa con Manzi. Quali sono i nuovi acquisti di questa Roma? Per il momento solo Manzi, poi c'è un nome che non voglio fare perché altrimenti vengo accusato dall'amico Ruggero che mi sta accusando di portare via tutta la sua squadra. In realtà è lui che ha portato via... i miei pupilli, assolutamente ingiustificato il suo comportamento. Comunque io, come sapete, ho contattato Brancato per una trattativa ancora lunga, vedremo. La sta portando avanti Vincenzo De Feo, che è il marotta della situazione.